E bella a tutti, Nabbi e Nabbe! Tieniti stretto il boccale, ci aspetta una notte selvaggia! Qui è Frappo, sempre con la maledizione di Naxxramas. Ci eravamo lasciati che dovevamo affrontare Mexna. Mexna è un ragno gigante! Ragnatela avvolgente, potere eroe, fa tornare un servitore nemico casuale nella mano dell'avversario. Il suo punto di forza sembrerebbe far tornare in mano i nostri servitori, ma che succede se ne abbiamo molti? Quello che vorrei utilizzare quest'oggi è un mazzo token druid, che si vede anche spesso ultimamente nel formato standard. Lunara contro Mexna! La foresta non perdona. La strategia di questo mazzo è reggere finché la combo non ci permetterà di riempire il campo e annientare il nostro avversario. Il suo veleno renderà la tua morte quasi indolore. Un'altra strategia alternativa per sconfiggere Mexna potrebbe essere utilizzare il paladino, che possiede molte armi, inserendo all'interno del mazzo dei servitori con carica. Inoltre il paladino con il suo potere eroe evoca dei servitori 1-1 che possono dar fastidio al potere eroe di Mexna. Come annunciato, noi stiamo cercando di prendere tempo controllando un minimo il campo di battaglia e aspettando che le carte della combo arrivino. Trovandoci nell'ala degli arachnidi, giustamente siamo invasi da ogni tipologia di ragno possibile e immaginabile. Momentaneamente sto cercando di evitare di evocare dei servitori che ci potrebbero servire nella fase avanzata, poiché tanto lui al turno successivo ce li farebbe rimbalzare in mano col suo boomerang permanente. Ecco, l'ombra di Naxxramas è una minaccia da non sottovalutare. Per ora ci possiamo fare ben poco, ma non appena sarà possibile ci toccherà eliminarla in qualche modo. E certo, lo sputafango non ci aiuta nell'impresa. Allora, cerchiamo di liberarci immediatamente dello sputafango, altrimenti non possiamo attaccare gli altri servitori. Ora ci divertiamo. Non badiamo particolarmente ai nostri punti vita, anche perché questo mazzo consente di aggiungere una quantità tale di armatura che in qualsiasi momento possiamo salvarci la vita. Inoltre non ci spaventiamo della quantità innumerevole di servitori che evoca Mexna, perché possiamo controllarla agevolmente con la spazzata o quantomeno sfoltire questa massa di servitori. E non dimentichiamoci che abbiamo la diffusione della piaga. Quindi nel caso in cui i servitori avversari fossero veramente tanti, potremmo prenderlo in contropiede grazie a questa carta. Dobbiamo avere semplicemente pazienza. Il nostro scopo è individuare il momento opportuno per riempire la board di servitori e poi potenziarli e distruggerli in un unico attacco. A questo punto, grazie alla diffusione della piaga, riempiamo la board di servitori 1-5 con provocazione. E i due mana restanti li utilizziamo per la crescita rigogliosa per ottenere un cristallo di mana in più, che ci farà comodo per il turno successivo. Un giocatore il cui servitore è stato intrappolato? Facciato! A questo punto abbiamo tanto mana, tante carte, ma anche tante minacce. Allora, lui ha diversi servitori molto ciccioni e questa cosa mi preoccupa. Quindi vorrei potenziare il più possibile i miei servitori con provocazione, in modo tale da poterne ammazzare qualcuno quando toccherà agli avversari attaccarli. Sentieri divergenti è una carta che adoro, perché ti permette di fare praticamente quello che vuoi in qualsiasi momento, a seconda di quello che ti serve.
Praticamente con 4 mana tu puoi scegliere due volte di o pescare una carta, o di dare più uno d'attacco ai tuoi servitori, o di mettere 6 di armatura. Quindi potenzialmente con 4 di mana tu puoi mettere 12 di armatura, o pescare due carte, o anche dare più 2 di attacco a tutti i tuoi servitori. A questo punto io ho preferito di mettere più 2 di attacco ai miei servitori, poiché sono tutti con provocazione. L'armatura non mi avrebbe fatto schifo, ma in questo momento non l'ho ritenuta necessaria, e 2 carte non mi servivano perché insomma ho una cifra di carte. Lui nel mentre mi ha annientato completamente la board, ma grazie alla top deckata della vita che ci salva in corner riusciamo a salvarci e forse a ribaltarla. Ora mi sento un pelino più al sicuro, ma appena appena. Questa volta siamo riusciti pure ad avere lo spazio per evocare il tiranno arcano. La vita ci ha fatto schifo finora, quindi ci becchiamo anche queste 5 bombe in faccia, però liberiamo una minaccia di 5 danni. Oh, finalmente Mexna ha finito le carte in mano. Era ora. Questo è il momento di andare in superiorità numerica. Mettiamo quindi un paio di servitori e liberiamo la board avversaria. Ad esempio il ragnetto con il nostro potere eroe. Per stare più sicuri togliamo anche l'ombra di Naxxramas. E poi direi in faccia tranquillamente. Avremmo potuto distruggere il lupetto volendo. Non sarebbe stata una cattiva idea. Nel mentre ci ha rimbalzato il terrore, che per carità, avendo uno di salute, forse ci ha fatto anche un piacere, come se ce l'avesse curato. A parte la top deckata di prima, direi che siamo un pochino sfortunati, poiché non abbiamo nessuna carta per potenziare i nostri servitori. Con le carte buone avremmo potuto tranquillamente chiuderla in questo turno. Quindi prendiamo tempo, continuiamo a mettere servitori con provocazione e a pescare tante carte. Eccole appunto. Liberiamo un attimo la board anche per avere spazio per evocare il terrore, che costa 0 a questo punto. Il nostro avversario in questo momento con una carta per turno non riesce minimamente a contrastarci. Ormai la partita è praticamente vinta, tocca solamente aspettare. Siamo pronti a sfoderare il nostro ruggito selvaggio ed annientare questo ragno gigante schifoso. Ora ci divertiamo. Certo, certo. Muori, ragno maledetto! Vittoria! È possibile! Non è ancora finita, mortale! E con questo per oggi abbiamo finito. Noi ci vediamo al prossimo episodio della maledizione di Naxxramas. Nella prossima puntata entreremo nell'ala della pestilenza, dove fronteggeremo Nott, l'araldo della piaga. Spero che il video vi sia piaciuto e che per alcuni di voi sia stato anche utile. Se così fosse, lasciate un like e iscrivetevi ai nostri social, Instagram, Facebook e YouTube. Per qualsiasi domanda, richiesta o suggerimento, scrivetecelo nei commenti. E non perdetevi la rubrica sulle risse presentata da Asgorath. Noi ci salutiamo qui. Frappo, bella a tutti!